Musica, natura, effetti a sorpresa, cultura, escursioni sono gli ingredienti del Bau Festival che, oltre alla città e ad alcune località della Franciacorta, abbraccerà per 3 giornate il territorio valtrompino. La regia è a cura dell'Associazione Culturale Lampedè. Prima tappa il 6 luglio alle 19:30 al Parco del Mella di Gardone Valtrompia, dove si esibiranno gli inglesi Quade e Dialect ed il gruppo italiano Spettro Residence. La seconda, sempre a Gardone, si terrà invece nella Valle di Inzino, con le esibizioni live music di NeuNau e del talk di Sara Comencini, L'ineludibile potere delle connessioni. La chiusura in Valtrompia sarà il 14 luglio, nella suggestiva cornice di Sant'Emiliano di Sarezzo, dove sono previsti 2 spettacoli, nella mattinata quello di Angela Kingsley e nel pomeriggio quello di Francesco Fonassi. La comunità montana di Valle Trompia si è fatta promotrice dell'evento per il quarto anno consecutivo, ottenendo ancora la collaborazione dei comuni di Gardone Valtrompia e Sarezzo. Il Bau Festival è la quarta volta che si presenta alla Valtrompia, è un festival musicale molto interessante con artisti di alto livello. Comunità Montana sostiene questa iniziativa perché diventa sempre più importante fare rete anche attraverso il turismo di collegamento con la città di Brescia, con la Franciacorta, perché è un festival appunto che riguarda queste 3 zone e che diciamo favorisce l'attrattività dei paesaggi, delle camminate, oltre che della musica e della buona compagnia. Dario Zanetti, Gardone è protagonista di 2 tappe del Bau Festival, il 6 luglio al Parco del Mella e il 7 luglio, il giorno dopo, in Valle d'Inzino. Sì, siamo veramente lieti come amministrazione comunale di ospitare questa edizione di Bau Festival. La prima serata sarà appunto al Parco del Mella, come abbiamo appena detto, e la seconda in Valle d'Inzino. La Valle d'Inzino sarà valorizzata anche attraverso una camminata che vedrà appunto il culmine della manifestazione proprio nella sede centrale della Valle d'Inzino, lungo il letto del torrente Re. Sarezzo ospiterà la terza tappa del Bau Festival in una location davvero suggestiva come Sant'Emiliano. Sì, un luogo molto caro a tutti i cittadini di Sarezzo, un luogo importante, un luogo dove tutti i cittadini, non solo di Sarezzo, si incontrano in momenti di convivialità e il luogo, diciamo, migliore dove ospitare questo evento è sicuramente Sant'Emiliano, dove attraverso la musica possiamo rivivere l'importanza della natura, dell'ambiente. Lì ci saranno 2 eventi, uno la mattina e uno il pomeriggio. Si aspetta una buona affluenza di pubblico, una buona affluenza di saretini e di valtromplini in generale. Sì, ce lo auguriamo, ma anzi ne sono certa, Sant'Emiliano attira sempre moltissime persone e sicuramente un evento di qualità come quello che andremo a ospitare ci porterà sicuramente tantissimi visitatori.